Vediamo adesso la seconda domanda. Qual è la lunghezza delle due collane quando raggiungono appunto la stessa lunghezza? Ricordiamo che partivano da 270 e 269 mm, la risposta sarà 273 mm. E poi va rappresentato con il grafico degli allungamenti. Allora, abbiamo visto prima che con un riscaldamento di 751 Kelvin le due collane raggiungono la stessa lunghezza, quindi L1 uguale L2. C'è da calcolare quanto vale questa lunghezza, è indifferente calcolare quindi la lunghezza della prima o della seconda collana, tanto sono lunghe uguali dopo aver fatto quel riscaldamento. Quindi possiamo utilizzare sia la prima che la seconda formula. Vediamo per esempio la prima formula, ci dice la lunghezza finale della collana d'oro è uguale alla lunghezza iniziale più l'allungamento. E la stessa cosa se vogliamo utilizzare invece la collana d'argento. Facciamo per esempio soltanto con la collana d'oro, quindi dobbiamo prendere la lunghezza iniziale 270 mm più l'allungamento, che sappiamo che l'allungamento si calcola L0, quindi lunghezza iniziale di nuovo 270 mm, per il coefficiente di dilatazione termica lineare, in questo caso dell'oro, per il riscaldamento. Andiamo quindi a sostituire i numeri per trovare la lunghezza finale della collana d'oro. L1 uguale, sostituiamo 270 mm più di nuovo 270 mm, λ1 delta t. Questi sono i valori sostituiti, Kelvin si semplifica. Alla fine dei calcoli troviamo circa 273 mm, cioè 27,3 cm. Infatti, questa parte rappresenta l'allungamento, quindi rappresenta delta L1, e questo allungamento è di circa 2,8 mm. Quindi la collana d'oro era lunga 270 mm, si allunga di quasi 3 mm, perciò la sua lunghezza finale sarà 270 più 3, 273 mm, cioè 27,3 cm. Se facessimo lo stesso calcolo per la collana d'argento, sempre con un riscaldamento di 751 Kelvin, otterremmo la stessa lunghezza finale perché le due collane raggiungono la stessa lunghezza. Potevamo fare il calcolo anche raccogliendo a fattor comune L01, quindi 270 mm. Infatti lo raccogliamo a fattor comune e perciò la lunghezza finale della collana d'oro diventa 1 più, perché qui abbiamo raccolto a fattor comune, quindi 1 più λ1 delta t. Non ho proseguito il calcolo, ma porterebbe lo stesso risultato. Infine vediamo il grafico. Noi abbiamo la temperatura sull'asse orizzontale che parte da 20 gradi centigradi e arriva fino a 771, con un riscaldamento di 751 gradi centigradi. Qui riportiamo invece sull'asse verticale la lunghezza delle due collane. In blu la collana d'oro, AU, e in rosso la collana d'argento, AG. A 20 gradi centigradi la collana d'argento è più corta e la collana d'oro è più lunga di 1 mm. Andando poi ad aumentare la temperatura delle due collane, entrambe si dilatano, infatti queste due rette stanno a indicare che le collane diventano più lunghe. Però queste due rette non hanno la stessa pendenza, vediamo che è più inclinata la retta dell'argento, la retta rossa, perché l'argento si dilata di più, è un materiale che si dilata di più dell'oro. Quindi a un certo punto l'argento riuscirà a colmare il gap di 1 mm, lo svantaggio iniziale di 1 mm, si arriverà a una certa temperatura, 771 gradi centigradi, dove le due collane hanno la stessa lunghezza. Questa lunghezza è rappresentata da questa linea tratteggiata. E questa lunghezza vale 273 mm.